In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino Green Life. Per quanto riguarda il filato, ne ho utilizzato uno che non ho mai lavorato in vita mia e si tratta del filato dell'Adrian Wool Linea Imperatore, che è questo gomitolone che vedete da 200 grammi che misura 400 metri. Per poter realizzare questo maglioncino io ho utilizzato due gomitoloni lavorando con l'uncinetto il numero 5. Vi dico già che per una taglia M vi occorrono 3 gomitoli, per una taglia L anche con 3 gomitoli ce la fate, perché una taglia M ne utilizzerà metà, quindi una taglia L con 3 gomitoli ce la fa. Questo se però la volete aderente al corpo, se invece taglia L, mi riferisco sempre, la volete più larga, allora in questo caso vi consiglio di andare ad acquistare 4 gomitoloni in modo tale da stare più tranquille, e con quello che vi avanza potete comunque fare una pashmina da abbinarci o anche un bel cappello, quindi potete gestire con quello che vi rimane cosa fare per poter rendere il vostro outfit completo, se così vogliamo dire. Come sempre vi lascio il link in descrizione del mio sito Filati Elsa, da cui potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori. Ve ne mostro altri due, che sono questo bellissimo viola e anche il bellissimo ottanio, che non passa mai di moda, anche se quest'anno il colore che va di più è il verde. Oltre questo verde troverete anche il verde più scuro, però poi ci sono colori come il rosa antico, il giallo, il rosa, l'azzurro se mi ricordo bene, il bianco, il nero, quindi veramente ci sono tantissimi colori con cui potervi sbizzarrire per poter fare questa creazione. Vi dico inoltre che nel sito troverete anche dei filati in offerta, tra cui anche un filato che, se volete fare questa maglia nei colori sfumati, ve lo straconsiglio, ed è questo. Vedete il gomitolone sempre della Adrian Wool linea, scusate, al contrario, margherita. Ci sono anche qui diversi colori, io adoro questo, infatti è un colore che utilizzerò presto per fare una creazione. È un filato abbastanza doppio, infatti lo potete lavorare anche con il 6, quindi è perfetto per creare appunto questo maglioncino se lo volete nella versione sfumata. Anche in questo caso vedete già quella si intravede, non ci sono altri colori, ma comunque in totale ci sono 5 colori se lo volete sfumato con un filato comunque doppio. Quindi vi ricordo che il margherita è uno di questi filati appunto che trovate in offerta sul sito. Inoltre ho fatto anche un piccolo ritocco per quanto riguarda le spese di spedizioni, ripassando quelle là da 5,90 a 4,90, quindi potete andare a dare un'occhiata per rendervi un po' idea di piccoli miglioramenti che man mano vado a fare col passare del tempo. Detto ciò, torniamo a parlare della creazione, altrimenti poi il video viene lunghissimo. Per quanto riguarda la creazione, questa volta andiamo a lavorare in maniera diversa dal solito. Andiamo a realizzare sempre due rettangoli, ma vi ricordate che io solitamente i due rettangoli li uso per creare le maniche e la parte qui in alto e dietro della maglia. Questa volta i due rettangoli invece servono per creare la lavorazione avanti e indietro. Sono due rettangoli che partono dalla vita e vanno fin dietro. Questi due rettangoli, io nel video vi spiego quante catenelle mettere, quanti motivi ho lavorato, vanno poi cuciti insieme qui per creare lo scollo. Io ho preferito fare uno scollo profondo, tanto potrei usare questa maglia anche in inverno con sotto un bel lupetto, che sapete che io li adoro, e invece dietro l'ho fatta molto più accollata. Voi naturalmente potete decidere di farla più chiusa la maglia, non è assolutamente un problema se andate a cucire di più rispetto a me per avere il collo più chiuso. E si va a cucire poi anche di lato, in modo tale poi, una volta fatto questo, di andare a lavorare le maniche. Le maniche le ho fatto un po' effetto palloncino, non tantissimo, in modo tale da permettere comunque di indossare sopra anche un giubbino o un cappotto, senza che poi ci sentiamo che le maniche del giubbino stringano troppo quelle del maglioncino. Quindi sono maglie, sono delle maniche larghe con un polsino, ma non larghissime. Una volta fatta anche le maniche e il polsino, sono andata a lavorare la parte di sotto per allungare appunto la maglia. Naturalmente voi potete farla anche più lunga, non è un problema, però per una taglia S, se comprate due gomitoli, vi dico già che più lunga non riuscite a farla, perché a me mi era avanzato veramente poco di filato. Fermo restando che questa volta non è tanto la lavorazione, mi riferisco un attimo perché la mia taglia
Diciamo che la lavorazione è in altezza, quindi se siete più bassi di me, se avete il corpo più basso di me, in questo caso magari dovete fare meno catenelle per fare i due rettangoli, quindi poi avete più filato per fare la parte di sotto o anche le maniche. Tenete presente che io ho delle braccia molto lunghe per una taglia S, quindi va a finire che avendo le braccia più corte ha più filato poi da utilizzare per la parte di sotto. Quindi dovete un po' aggiustarvi voi capire una volta finite le parti delle i due rettangoli e una manica se sarete in grado di fare la maglia più lunga. Però secondo me, se non siete alte con le braccia lunghe come le mie, se avete la mia stessa taglia potete comunque fare la maglia un po' più lunga, anche se questa lunghezza per me è perfetta. Detto ciò, la lavorazione comunque che ho scelto, il motivo che ho scelto è molto semplice: sono due giri che vanno sempre ripetuti. Ho deciso di optare per una lavorazione semplice, quindi per un punto semplice, per dare più risalto al modello, quindi non fare una cosa troppo complicata come punto, in modo tale da far risaltare proprio il modello, perché è un modello che mi piace tantissimo e che penso che vi riproporrò per l'inverno anche in versione un po' diversa, nel senso che ho intenzione di fare un vestito, quindi avremo la parte di sopra un po' scollata, sempre qui sui fianchi un po' stretta, che poi va ad allargarsi in una gonna. Penso che sia una soluzione giusta per qualsiasi tipo di taglia che abbiamo. Mi sto divulgando troppo, quindi spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio. E vi ricordo sempre di mandarmi le vostre creazioni anche se usate un filato diverso da quelli che vendo io. Sapete che a me piace tantissimo quando mi mandate le foto delle creazioni che fate, anche se non state utilizzando i miei filati. Per me va benissimo, mi piace comunque vedervi indosso con le mie creazioni. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato Imperatore dell'Adrian Wool, che è questo gomitolone da 200 grammi, e ho scelto questo color verde erba, ma ci sono nel sito tantissimi colori. Abbiamo il viola, che ve lo faccio anche vedere, questo qui, anche se sembra blu nella telecamera, ma vi assicuro che è un viola. C'è anche il colore ottanio, il colore giallo, il colore nero. Veramente potete scegliere tra diversi colori per cui realizzare la vostra maglia. Detto ciò, per realizzare la nostra maglia noi partiremo nel creare due rettangoli che vanno dal davanti, dal davanti, quindi dalla vita, e vanno fino all'indietro alla stessa altezza della vita, ossia, cerco di spiegarmi meglio. Questa è l'altezza della vita, prendete qui questo qua. E il nostro rettangolo deve andare indietro. Mettete che questa è la mia spalla, quindi torno indietro e devo riavere la stessa lunghezza. Quindi questo in basso, qui in basso è la vita, questa è la spalla e dietro abbiamo quindi la stessa altezza. Per avere ciò, io monterò nel mio rettangolo 114 catenelle lavorando con l'uncinetto il numero 5. Non vi so dire a questo punto quanti aumenti fare per le taglie, perché questa volta non dipende tanto dalla taglia, ma dalla vostra altezza, quindi da quanto misurate dalla vita alla spalla e dalla spalla a dietro. Quindi mi raccomando, questa volta andatevi a misurare. Potreste anche che, vedendo il modello terminato, dite: no, non voglio che mi arrivi in vita, voglio che mi arrivi più giù, e poi andare a continuare la lavorazione. Quindi dovete mettere tante catenelle fino ad avere la lunghezza che vi serve. Ripeto, dovete partire dalla vita del davanti, misurarvi dalle spalle, e dalla spalla scendere allo stesso punto sul dietro che avete davanti. E io, per fare ciò, come vi ho detto, monterò 114 catenelle e poi si andrà a lavorare in giri che vanno ad aumentare l'altezza del rettangolo. Quindi si andrà, se questo è il bordo dove solitamente qui si fa lo scalfo, vedete qui, diciamo che è lo scalfo per la manica, si lavorerà in questa maniera per creare appunto la nostra maglia. Quindi il pezzo avanti, mettiamola così, e il pezzo dietro. Si andrà a fare poi un secondo rettangolo dall'altro lato e poi andremo a cucire questi due rettangoli insieme per creare lo scollo e gli scalfi, però piano piano vi farò vedere tutto. Quindi, come vi dicevo, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2, quindi mi raccomando, quando montate le catenelle fate in modo che alla fine abbiate un multiplo di 2. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia alta.
e vado a continuare così lavorando una maglia alta in ogni catenella. Quindi, se io ho montato nel mio rettangolo 144 catenelle, scusate, 114 catenelle, mi dovrò ritrovare con 114 maglie alte. Nel mio caso invece qui ho fatto, mi sembra, 20 catenelle, quindi mi dovrò trovare con 20 maglie alte in questo campione. Quindi lavoriamo questo giro di maglie alte. Terminate questo giro, vi farò vedere come realizzare il secondo. Realizzato quindi le mie 20 maglie, in questo caso nel campione, ma nella mia lavorazione ne andrò a fare 114. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono strappima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Quello che andrò a fare adesso lo dovrò ripetere per tutto il giro. Prendo il filo, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, torno nella maglia alta che ho saltato, vedete, quindi faccio questo movimento e vado a fare una maglia alta incrociata. Ancora, prendo il filo, salto una maglia, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti. Scusate, mi serve un po' di filo. Ancora quindi salto una maglia alta, vado nella successiva, realizzo una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta incrociata. Ancora maglia alta successiva, salto una maglia, vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, entro nella maglia alta che ho saltato e realizzo una maglia alta incrociata. E devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo e poi ricominceremo dal primo giro. Sto per terminare il giro, vado a fare una maglia alta nella penultima maglia alta e una maglia alta sopra la terza catenella che equivaleva nella della mia prima maglia alta del giro precedente. Ho terminato così anche il secondo giro. Adesso si gira la lavorazione e si va a lavorare normalmente il primo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. In questa maniera, quindi molto molto semplice, e continuiamo a lavorare così per tutto il nostro primo giro. Quindi sono due giri che andremo sempre a ripetere. E la lavorazione, come vi ho detto, adesso questo, pensate che qui avete il bordo, cioè nella fine della vostra spalla. Andiamo a lavorare, oppure anche da questo lato, perché poi in realtà noi andremo a cucire dall'altro lato, però per farvi capire, qui è dove finisce la nostra spalla. Noi andremo a lavorare verso l'interno, per poter arrivare all'altezza quindi del collo, o diciamo a metà del vostro torace, al centro, dove solitamente c'è la cerniera per chiudere i giubbini, le maglie, così mi capite meglio quanto dobbiamo andare a lavorare. Detto ciò, io adesso andrò a fare il rettangolo, vi dirò quanti giri ho fatto. Mi raccomando, se siete una taglia M o L, sicuramente dovete andare a fare più giri rispetto a me. Si farà un secondo rettangolo uguale, poi vi farò vedere come andarle a cucire insieme. Ho terminato i due rettangoli, ho lavorato i due giri per 6 volte, ripetendo poi il primo giro del motivo, quindi il primo giro di maglie alte. Una volta fatto questi due rettangoli, li ho piegati facendo combaciare i lati più corti, quindi uno da questo lato e uno da questo lato, e sono andata a cucirli insieme. Mi raccomando, quando andate a piegare in due i due triangoli, li avvicinate, fate in modo che il primo giro di maglie alte sia quello centrale. Vedete, io ho il primo giro di maglie alte, quindi qui dove avevo le catenelle, da questa parte, da quest'altro lato, e sono andata a cucire dietro per circa 30 centimetri, quindi dal basso sono andata a cucire 30 centimetri, mentre di lato sono andata a cucire, per poter creare le maniche, per 33 centimetri, sia da questa parte, da quest'altra parte. Avanti cucirò un po' di meno, penso intorno ai 27 centimetri, per avere la scollatura più bassa. Quindi ripeto, io ho fatto i due rettangoli, ho ripetuto
ripetuto i due giri per 6 volte e sono andata a ripetere poi il primo giro. Ho piegato i due rettangoli, da questa, uno da questa parte e uno da questa parte, li ho fatti combaciare facendo in modo che le catenelle venissero al centro e sono andata a cucire qui 30, però se voi volete potete cucire di più, e ai lati 33, avanti cucirò per circa 27 cm. Mi raccomando, come larghezza io alla fine ogni mio rettangolo era alto, quindi in questo caso significa largo, circa 16-17 cm. Per una taglia M, secondo me dovete andare a fare almeno altri due giri in più, sia da questo lato che da quest'altro lato, quindi per i due rettangoli dovete andare a lavorare per altri due motivi in più rispetto a me, mentre per una taglia L andate a lavorare anche 4-5 motivi in più prima di andare poi a fare le cuciture. Adesso cucirò anche davanti e poi andremo a fare le maniche. Allora, per realizzare la manica, una cosa che non vi ho detto, quando andate a cucire fate in modo di terminare la cucitura quando vi inizia le maglie alte dove sopra andare a fare le due maglie incrociate, nel senso, vedete qui noi abbiamo le maglie incrociate e qui abbiamo le due maglie alte in corrispondenza, non terminate la cucitura qui dove poi vi rimane una maglia alta singola, ma dovete fare in modo che vi rimangano libere le due maglie alte in corrispondenza della maglia alta incrociata, perché noi adesso che andremo a lavorare ripeteremo sempre i due giri in tondo, però vedrete che ci si creeranno comunque queste, scusate, dicevo che si fanno quindi queste strisce, vedete le strisce in questa maniera maglie alte incrociate. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro intorno allo scalfo. Come vi dicevo, io ho lasciato libere le due maglie alte sopra la maglia alta incrociata, quindi questa ed anche la stessa parte. Non entro nella prima, ma entro nella seconda e vado a fare le mie prime 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado indietro sulla maglia alta che ho lasciato libera e vado a fare una maglia alta incrociata. E continuo così per tutto il giro, salto una maglia, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, torno indietro nella maglia alta precedente e vado a fare una maglia alta incrociata. Quindi i giri sono sempre gli stessi. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Quindi continuo a lavorare manualmente fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia incrociate, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Vedete che qui si crea un piccolo foro, per poterlo togliere dopo riandremo andate a cucire unendo così qui sotto per cucire appunto ed evitare il buchetto, altrimenti se non vi interessa perché tanto si vede è sotto al braccio, perché quindi questo è sotto al braccio, potete lasciarlo in questa maniera, altrimenti prendete ago e filo e chiudete il buco chiudendo le due maglie alte vicino. Detto ciò, andiamo a fare il nostro secondo giro, che è semplicissimo perché è quello dove dobbiamo fare tutte le maglie alte. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuiamo a lavorare in questa maniera per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare il nostro primo giro. E poi continueremo a lavorare questi due giri fin quasi all'altezza del polso, poi vi farò vedere come andare a stringere la lavorazione e realizzare così un semplice polsino. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, terminerò, vi farò vedere come si inizia da capo. Sto terminando anche il secondo giro, vedete ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Dobbiamo rifare il primo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia alta successiva e vado a fare le mie 3 catenelle, prendo il filo, vado nella maglia alta che ho saltato e vado a fare una maglia alta incrociata e di nuovo vado a fare normalmente il mio giro, salto una maglia, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, torno indietro e faccio una maglia alta. Come vi ho detto, io adesso continuerò così per tutto il giro e poi vi farò vedere come andare a fare un polsino, quindi naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, faremo anche l'altra manica e poi andremo a lavorare la parte di sotto della nostra maglietta. Dunque, ho ripetuto i miei due giri dallo scalfo fin quasi al polso per 16 volte, quindi 16 volte abbiamo ripetuto il giro con le maglie incrociate e il giro con le maglie alte. Adesso andiamo a creare il polso e io lavorerò in questa maniera. Devo andare a stringere tantissimo, quindi
lavorerò due maglie insieme, quindi andiamo a fare le prime 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, scusate, ho fatto una maglia alta normale, quindi un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e di nuovo vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, ancora vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, continuo così per tutto il mio giro. Sto terminando il giro, vado dove ho le prime 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima e adesso vado a fare una maglia bassa sopra ognuna delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta, ancora vado una maglia alta dove le 2 maglie alte successive realizzo una maglia alta, vado dove ho le 2 maglie alte successive realizzo un'altra maglia alta e continuo così per tutto il mio giro in modo tale, vedete che stiamo stringendo per avere il polsino. Sto terminando anche questo giro di maglie alte, quindi delle maglie alte, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso continuerò a fare dei semplici giri di maglie alte fino ad arrivare alla fine del polso e vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, quindi non faccio più alcuna diminuzione perché come vedete la manica si è chiusa parecchio. Se voi ci dovete fare qualche altra diminuzione, andate a unire sempre 2 maglie alte insieme nei prossimi giri fino ad arrivare quindi alla fine del polso e io come vi ho detto vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo, una volta finita anche la seconda manica, andremo a lavorare la parte di sotto della nostra maglia. Ok, alla fine ho fatto 5 giri di maglie alte e per me il polsino è terminato, quindi adesso possiamo andarci a occupare della parte di sotto della maglia. Allora, quindi riprendiamo la lavorazione del sotto della maglia. Andremo a lavorare sempre con l'uncinetto del 5, faremo sempre lo stesso punto, quindi mi raccomando, agganciamoci sotto e adesso dovremo andare a fare un giro di maglie alte ricordandoci sempre di avere un numero pari, perché noi abbiamo lavorato questo motivo su un numero pari, perché vi ricordate il multiplo di 2, quindi abbiamo un numero pari. Quindi io mi aggancio qui di lato dove ho una maglia alta orizzontale e vado a fare la mia prima maglia alta. Mi raccomando, se dovete aumentare, cioè se dovete allargare la maglia perché non volete che vi stringa sui fianchi, regolatevi bene quando andate a fare lavorazione, quindi casomai dove avete delle maglie alte orizzontali, invece di fare una maglia alta sola, ne fate 2 in modo tale da andare ad allargare la lavorazione, dipende sempre da quanto dovete allargarla. Io non la devo allargare perché tanto mi si allargherà già un pochettino andando a fare questo giro, quindi non ho bisogno di fare aumenti, però mi raccomando, contatevi le maglie alte, fate in modo che quando si arriva alla fine del giro voi abbiate un numero multiplo di un numero pari, quindi scusatemi, un multiplo di 2, quindi un numero pari. Quindi vado dove ho il foro piccolo dove si uniscono le 2 maglie alte orizzontali, vado a fare una maglia alta, vado dove ho la maglia alta orizzontale, vado a fare un'altra maglia alta. Nel frattempo sto prendendo i fili di sotto in modo da nascondere quello che resta, poi tagliare. E continuo quindi così come vi ho detto per tutto il giro, andando a contare le mie maglie alte per essere sicura di star facendo un numero pari di maglie alte e poi andremo a fare il secondo giro. La lavorazione è come quello delle maniche, però vi farò rivedere anche come fare il secondo giro in modo tale che siete più tranquille di non sbagliare e quindi continuiamo la lavorazione in questa maniera. Sto terminando quindi il primo giro, vado a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella e adesso dobbiamo andare a fare il secondo giro che è il giro delle maglie incrociate, quindi con una maglia bassissima ci portiamo dove abbiamo la maglia alta successiva e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, torniamo indietro, entriamo nella maglia alta che abbiamo saltato e andiamo a fare una maglia alta. E adesso continuiamo la lavorazione, quindi si salta una maglia, si entra nella successiva e si fa una maglia alta, si prende il filo, si torna indietro e si fa un'altra maglia alta.
Continuiamo così quindi per tutto il giro e poi ricominciamo dal primo. Io non so ancora quanti giri lavorerò, dovrei finire il secondo gomitolone perché questo è il secondo gomitolone, quindi penso che lavorerò finché non lo finisco, però se vedo che poi diventa troppo lungo allora mi fermerò un po' prima. Comunque vi farò sapere alla fine quanti giri sono andata a ripetere. Allora, ho finito anche la parte di sotto, ho ripetuto il giri per 3 volte, 1, 2, 3, terminando poi con il giro di maglie alte, questo per poter avere comunque la lavorazione bella ferma, però volendo potete fare anche un giro di maglie basse se la volete che non si allarghi. Per me va benissimo così perché comunque ho usato l'uncinetto 5, quindi ho stretto la lavorazione, tutta la lavorazione in tutta la maglia, quindi non ho bisogno di andare a fare un giro di maglie basse, però mi è poi avanzato del filo che conserverò in caso contrario, se vedrò che col passare del tempo mi si va ad allargare un po', andrò a fare un giro di maglie basse per stringere la lavorazione sotto. Quindi la nostra maglia è terminata.